tanta attenzione, com'è andata? No, è andata bene perché comunque abbiamo avuto qualche problema di audio in realtà, però alla fine mi sono sgolata ma ce l'abbiamo fatta. E comunque gli allenatori sono molto interessati a quella che è la sfera fisica, anche perché alla fine, bene o male, in Calabria siamo ancora pochi, stiamo tentando di crescere sempre di più come numero, come preparatori fisici, però. E quindi di conseguenza l'allenatore che non ha il preparatore fisico è molto interessato a quelle che sono le argomentazioni poi da trattare, da allenare con i ragazzi, quindi è andata bene, da questo punto di vista è andata bene. Il tuo discorso parlavi di 5 preparatori nazionali in Calabria, soltanto 5 rispetto a numeri incredibili delle altre regioni. Sì, in realtà 5 sono in attività, ce ne sono altri 2 che non hanno più nulla a che fare con la pallacanestro, comunque che non fanno più i preparatori fisici e che magari fanno gli allenatori. Quindi in realtà sì, siamo 5 in attività e purtroppo in confronto ai 69 preparatori fisici nazionali della Lombardia e 34 preparatori fisici di base della Lombardia, insomma facciamo un po' fatica noi con i nostri 5 nazionali e 12 di base però. Siamo in crescita, in realtà io tenterò comunque di partire anche col corso di preparatore fisico di base di quest'anno che ha avuto comunque tante adesioni e avremo anche un convegno per pubblicizzare ancora di più questo progetto all'Università di Scienze Motorie del giorno 20 di Catanzaro. Addirittura sarà presente Cedolini, che è un responsabile nazionale della preparazione fisica. Siamo riusciti grazie al comitato che ha sponsorizzato questa iniziativa, quindi mi ha secondato in questa cosa. Sono rimasti anche molto scioccati anche quelli della nazionale perché non pensavano che ci fosse questo appoggio da parte del comitato, però si vede che comunque il comitato ha visto che la cosa serve perché dobbiamo crescere, dobbiamo cercare di colmare quelle che sono tutte le difficoltà che abbiamo e che si possono colmare. Probabilmente, forse nel medio periodo, rendere obbligatorio il preparatore fisico in ogni società, in ogni squadra. Magari, quello sarebbe diciamo un'utopia probabilmente perché comunque capisco anche che le società non sono così, non sono aiutate dalle istituzioni. Io vivendo la mia società mi rendo conto che abbiamo difficoltà anche a trovare l'ora per allenarci con gli allenatori, quindi andare a pagare un preparatore che magari non può entrare nemmeno in campo perché non ha l'ora disponibile è comunque un problema. Però si spera sempre di migliorare e sicuramente il fatto di poter avere un preparatore fisico in ogni società permetterebbe sicuramente ai nostri ragazzi di avere quella formazione fisica che in questo momento non c'è nelle società della Calabria, è quasi da tutte le parti assente. Nel basket di oggi è fondamentale, conta probabilmente quasi quanto la tecnica. Sì, no, assolutamente, ormai è diventato fisicissimo il basket di oggi e infatti veniamo continuamente sovrastati da questi fisici degli stranieri che, benedica, cioè. O anche altrove le regioni sono tutti più grossi. Sì, no, assolutamente, infatti dicevo quei numeri agli allenatori proprio per fare capire che c'è una motivazione, cioè non è soltanto un divario tecnico e tattico, i nostri giocatori non sono soltanto più bassi, che lì è una cosa genetica, non ci puoi fare niente, sono anche più lenti, cioè nonostante magari da quello alto ti aspetti, della Lombardia, del Piemonte, ti aspetti che sia un po' più lento del tuo giocatore, in realtà io ne ho visti tanti trofei delle regioni, quindi già lo sapevo. Però c'è un divario anche dal punto di vista delle qualità fisiche che non sono per nulla sviluppate dai nostri giocatori. Fortunatamente ci sono delle società che ci lavorano, però sicuramente siamo culturalmente un po' indietro rispetto agli altri e dai numeri si vede anche, quindi In bocca al pazienza. lupo e buon lavoro perché ce n'è tanto. Grazie.